L'oroscopo di Dharma. I nati ad ottobre saranno sotto l'influsso della costellazione della Torre, uno dei segni protetti del ladro. Coloro che sono nati sotto l'influsso di questo segno avranno la capacità di trovare oro e oggetti di valore nei posti più impensabili e di aprire serrature di ogni genere con estrema facilità. Nell'alfabeto Dwemer non è ben precisata la lettera con cui è identificato questo segno. Ponetevi ora una domanda. È più ricco colui che ha tanto e tanto riesce ad accumulare, oppure è colui che riesce a fare a meno di tante cose? Mi rivolgo quindi a voi torri che custodite preziosi tesori. Fate in modo che essi abbiano un'importanza universale. Ricordate, di molte cose si sa il prezzo, ma di poche il valore. E se mai doveste forzare qualche serratura, fate in modo che sia per lasciare qualcosa o per liberare qualcuno. L'oroscopo di Dharma. Oh signore. Allora ragazzi, ci tenevo, ragazzi e ragazze, ci tenevo tantissimo a farvi leggere e vedere ciò che Dharma ha da dire ogni mese nella community di Tess. In questo caso, visto che siamo ad ottobre, visto che siamo sotto la costellazione della Torre, lui ha parlato proprio di essa e ci tenevo tanto proprio a questa mensilità. L'aspettavo da 2 mesi, perché sono circa 2 mesi che volevo fare quell'inizio lì. Ma ho detto, rendiamo tutto il più coerente. Forse meno di 2 mesi, è 1 mese e 7 e mezzo. E quindi ho aspettato proprio questi giorni. Poi non vi ho fatto vedere questa roba qui di Dharma, perché nello scorso video non avevo tempo di aggiungere anche questo... questo montaggio molto semplice con lui che parla. Quella è la sua voce, eh? Riconfermo, quella è la sua voce reale. Io non ho modificato niente, non ho alterato nulla. Potrà confermare sotto nei commenti. È il Paolo Fox della community ed è dannatamente bravo. Dannatamente bravo. Non voglio soffermarmi comunque su perché ho mostrato la torre. Quelle sono cose strettamente legate ad Enki. Molti ci saranno arrivati, anche perché della torre io ne ho parlato, Dharma ne ha parlato e ha aggiunto qualcosina. La torre per me è stata, secondo me, è stata la prima costellazione a crearsi nel Mundus, seguita poi da quella del ladro, dell'ombra, perché il ladro entra, diciamo, nella torre e ne protegge i segreti, cosa che lui ha scritto alla fin fine. E... beh, è tutto legato anche a questo. Allora, perché io mi trovo qua? Ah, però ragazzi, mi raccomando, innanzitutto ringrazio Dharma, però mi raccomando, io per fine serie voglio davvero una schiera di adepti che venerano Lord Dharma. Ci tengo davvero tanto. Ok, chiusa questione. Ne apro un'altra, molto breve. Il nostro amico, cioè il nostro, il mio amico Darkidos è amico di pochi altri... e sono soggetto davvero a bullismo, davvero a frasi di una cattiveria senza deppello, senza precedenti, senza precedenti. Ovviamente gentaccia come Nord, Bretone, uno dei più scarsi tra l'altro, e Dahmer. Derky, è tutta invidia la loro. Lasciali parlare, non ti curar di loro, ok? Andiamo avanti. Chiusa anche questa parentesi, adesso davvero proseguiamo e torniamo a essere seri. Anche se per il discorso della torre ero davvero serio. Al di là di come ho creato il tutto. Allora, vediamo un po' per sicurezza. Mettiamo il silenzioso. Ok. Scusatemi ragazzi, ho sistemato alcune cosette e in più ho acceso anche la lampada. Magari sono illuminato in maniera migliore in volto. Allora, perché mi trovo qui? Sto tornando nel laghetto dove abbiamo trovato quel cadavere, ricordate? Perché Xela, giustamente, ha fatto una giusta osservazione. Cioè, quel corpo, quel morto lì, è stato rappresentato in maniera molto dettagliata. Cioè, io aggiungerei proprio unica. Ma quando mai abbiamo visto
una morte del genere. Cioè, questo è stato buttato da qualche parte lì sotto con attaccato una pietra. Quindi è davvero strano che questo qui non abbia una storia dietro. E lei ha detto: perché non vai a controllare bene le zone intorno? Sì, hai profondamente ragione. Sinceramente, quello che volevo fare anche io nel video scorso. Non so se ci avete fatto caso, ma quando sono uscito fuori, sono riemerso per accendere, per usare una luce magica, e mi sono appoggiato tipo qui sopra. Sì. Guardavo in alto, proprio perché volevo vedere, no? Quale sarà stato il punto in cui... Grande, Wanda, va! È il punto in cui è stato buttato, cioè, capito? Perché il corpo si trova qui sotto. Secondo me, tipo, è stato spinto, no? Da una parte. E ora... il mio scopo sarà proprio quello di cercare di capire in che punto è stato gettato. Magari possiamo trovarci qualcosa di interessante. Cioè, guardate che roba, dai. Magari è una citazione a qualche film. E basta. O magari è... niente, è questo. Bethesda si è divertita ad aggiungere quella roba là. E... d'altronde... voi non mi avete scritto niente. Ora, a parte Xela, che come me ha avuto dei dubbi... gli altri nessuno mi ha scritto robe. Probabilmente questo è dovuto al fatto che non c'è nulla da scoprire. Avete 1000-2000 ore di esperienza, cioè alcuni di voi perlomeno, quindi... ok. Purtroppo sono abbastanza negativo in questa ricerca, però adesso io starei andando avanti con il dubbio. Sarebbe stato alquanto fastidioso per me. Ora... questo era un punto ideale. Anche questo lo è. Addirittura anche parte più alta. Allora, andiamoci. Tanto non mi costa niente. Non mi costa nulla. Allora ragazzi, io per un periodo, cioè fino a quando rimarrò qui in Skyrim, è molto probabile che sarò in compagnia del nostro amico argoniano, Derkitus. Dopodiché quando sottornerò a suo stemma invece lo lascerò. E alcuni mi chiedono: ma quando è che tornerai a suo stemma? Non lo so. Cioè, io è mia intenzione rimanere qui fin quando non avrò fatto tutte le quest più importanti, più belle. Una volta che tornerò a suo stemma, poi non ci tornerò più qua. Cioè, la trovo troppo forzata a tornare qua ogni volta. Quindi mi voglio liberare del tutto di tutte le request più belle rimaste. Allora, Tigrotta, a te non ti dico niente, eh? Non mi ha fatto la cazzata, eh? Mi sono avvicinato troppo? No. Allora, passiamo qui. Magari è questo il punto. Oh. No! Ci ho creduto tantissimo! Tra l'altro questo libro... questo libro qua. Grande cattivo. Questo libro qua l'ho letto tipo una decina di giorni fa. E santo cielo quanto mi è piaciuto. Era mia intenzione di raccontarvelo una volta tornato a Sostheim. Sarà dura resistere, sinceramente vorrei dirvi il contenuto di quel testo. Allora, no, stiamo cadendo. Allora, a questo punto non può essere quello lì dove... cioè, è difficile che quella... l'argoniano, che quel tipo sia stato gettato da questo punto, perché avendo un peso del genere... si sarebbe fermato prima di arrivare in acqua, secondo me. Quindi il luogo ideale, secondo me, era questo qua. Quello che già abbiamo visto, dopo tutto. Xela, purtroppo, secondo me, non c'è niente di utile. Non abbiamo scoperto nulla. Diavolo, però... questo poteva essere tipo un accampamento dove si era fermato. Magari quello era un ladro.
Quando i derubati sono riusciti a raggiungerlo, l'hanno giustiziato. Si sono fatti vendetta da soli. Questo mi ricorda. Fantasia, mamma mia. Mi ricorda. Guarda qua, maledetti, niente. In Piccolo più in alto con Clint Eastwood. Avviene una cosa simile. È in Kistanbecco? Sì, beh. E dopo tutto sono un capricorno. Quindi. Avete visto? Con quale agilità sono salito? Magari è morto per via. L'hanno ammazzato in questa maniera proprio per vendetta, per rabbia. Una fine atroce. Ragazzi, ma a proposito di questo libro. Porca Eva, come faccio? Io dovrei andare a Macart perché voglio seguire una quest che mi ha consigliato Mattia. A Evar Cantapietra. Questo libro l'ho letto 10 giorni fa. Tramite il programma che ho qui caricato al PC. Lì va in ordine alfabetico. E quindi Aevar Cantapietra l'ho già letto. È uno dei primi. In pratica è una storia, una leggenda che viene raccontata da un anziano, da un nonno che la racconta a suo nipote. Qui dice bimbo. A parte il nonno, guardò pazientemente il bimbo, ok. A suo nipote. E non voglio leggere insieme a voi perché è un racconto molto lungo. Ma davvero molto, molto lungo. Io vi consiglio a tutti di recuperare questo testo, innanzitutto. Vabbè, dai. Ne voglio parlare troppo. Allora, perché era più coerente con Sostheim? Perché si racconta degli Skull, del grande creatore. Infatti, ci sono rimasto. Io pensavo che del grande creatore c'era poca roba, a parte il libro che leggemmo. Oh, coniglio, maledetto. Anzi, non è il coniglio, è la terra che è troppo alto. Qua siamo troppo, è troppo ripida la salita. Quindi ci sono rimasto quando ho letto del grande creatore. Allora, ai tempi iniziali degli Skull, quando raggiunsero la loro terra, ovvero Surtsheim, il grande creatore apparì e donò a loro i doni, ovvero il sole, la terra, l'acqua, i venti, che adesso qui non tirano tanto, anzi, pochissimo. Però ci sono, guardate. Mamma mia, si è raffreddato, Derki. La natura, gli animali. Però il racconto va avanti dicendo che okay, gli Skull erano contenti di questi doni, ovvio, grazie a essi vivevano felici. Il problema è che gli Skull incominciarono ad agiarsi sugli allori, divennero pigri e si dimenticarono di un antico avversario, avversario scritto in lettera maiuscola, ricordatevi di questo termine, di questo antico avversario. E dimenticandosi quindi. Non si ricordavano di lui, non pensavano a un suo futuro ritorno e quindi, di punto in bianco, apparve l'avversario. Aveva diversi nomi, tra cui, adesso lo andremo a leggere, anzi no, non ve lo leggo, ve lo dico direttamente perché non vorrei spoilerare una cosa, Tantag o Tartag. E il terzo nome invece era Uomo Avido. Nel libro viene sempre chiamato l'Uomo Avido, sempre maiuscolo, eh? E ha la forma di un uomo in questo caso, una forma antropomorfa. Ma il libro ci racconta anche che nel corso della sua esistenza, questo avversario assumeva diverse forme, forme feline, di animale e tante altre, in questo caso di un uomo. Questo qua, quest'Uomo Avido, rubò tutti i doni del grande creatore e si portò via. Gli Skull erano persi, erano agitati per via di questo furto. Come potevano fare? Allora fecero una riunione, mi immagino seduti tutti quanti attorno a un fuoco, con il saggio in mezzo, nel cercare di capire come poter recuperare tutti questi doni. Allora incominciarono il saggio, lo sciamano, tipo quello che c'è lì a Sostheim, che adesso non ricordo il nome, prese la parola e disse: "Io sono un uomo saggio,
Però adesso se io andassi ad affrontare l'uomo avido, chi rimarrebbe qui a consigliare al popolo degli Skull? Io non posso partire. Si fece avanti un guerriero e disse: io sono un guerriero e ho una grande forza. Ma se io adesso andassi ad affrontare un uomo avido, chi rimarrebbe qui a proteggere il villaggio degli Skull? E così via. In pratica tutti avevano una peculiarità, un'abilità. Ma nessuno decise di prendere l'iniziativa e andare ad affrontare l'uomo avido. A un certo punto l'ultimo era un ragazzino, ragazzo, molto giovane, si fece avanti e disse: io non sono un guerriero e non ho la forza, io non sono saggio e non posso dare consigli, io non sono nessuno. Quindi, se dovessi andare ad affrontare l'uomo avido e dovessi perdere la vita, nessuno si ricorderebbe di me. Quindi, sono libero di andare. Gli Skull, i saggi, non persero neanche 2 secondi e decisero di far andare il ragazzo. Il ragazzo andò e incominciò a recuperare questi doni. Il primo che recuperò fu quello dell'acqua. Una volta recuperato, i mari, i fiumi, i laghi tornarono a suo stemma. Poi fu il turno del sole e la luce e il calore tornò a suo stemma. Perché prima di quello c'era l'oscurità. Ricordatevi anche questo, l'oscurità. Poi la terra. L'ultimo dono che andò a recuperare fu quello del vento. Ora, questo dono qui non era da trovare in giro per sto stemma. Questo dono ce l'aveva con sé l'uomo avido all'interno di una borsa. Questo ragazzo entrò nella caverna, nella grotta, nella dimora dell'uomo avido e si presentò a lui. Questo disse al ragazzo: chi sei tu? E il ragazzo ripeté le stesse frasi che pronunciò dinanzi agli Skull, ovvero: io non sono un guerriero, non ho la forza, io non sono un saggio, non posso dispensare consigli, io non sono nessuno. Dal momento che morirò nell'affrontarti, nessuno si ricorderà di me. Fece uno scatto rapido, il ragazzo rubò la borsa all'uomo avido, la borsa si aprì, uscì fuori il vento che spazzò via l'uomo avido. L'uomo avido fu sconfitto. Il grande creatore apparve dinanzi, apparve, diciamo, non lo so in che maniera, si presentò dinanzi al ragazzo e disse, gli fece i complimenti e disse: tu oggi hai sconfitto l'uomo avido. Non del tutto perché tornerà, ma fin quando tu vivrai, l'uomo avido non si presenterà mai più. Allora, io vi ho fatto un grande, grande, grande riassunto. Ma la storia in soldoni è questa. Ora, perché ve l'ho voluta raccontare? Certo, si parla del grande creatore, si parla degli Skull, tutto è coerente con un sistema, quindi è un approfondimento e ci sta tutto. Ma volevo soffermarmi sulla figura di un uomo avido. Ma chi cavolo è? Cioè, dai, è curiosissima la cosa. Allora, io ho pensato a questo. Mettiamoci sempre qua, che è troppo bella la vista. Con Enki, una visuale. Cioè, qui è un po' difficile rimanere senza sprofondare. Ok. Mettiamoci così. Allora, secondo me. Allora, innanzitutto, noi abbiamo detto che il grande creatore non è altro che Anu. Ok? Va bene. Secondo me, l'uomo avido è la rappresentazione ulteriore di Padomei. Cioè. Se Anu, se il grande creatore è la rappresentazione di Anu, chi è l'avversario? Secondo me Padme, noi sappiamo che questi due interagiscono, ma in alcune leggende questi due proprio si affrontano, si scontrano. Anu era innamorato di Nir. La stessa cosa, lo stesso sentimento provava anche Padme. Ora Nir però scelse Anu. Ci fu uno scontro fra loro due. Ora questo scontro avvenuto è un modo per raccontare l'interazione fra questi due concetti. Da questa interazione poi nacque tutto il resto, no? Ve l'ho detto tante volte, Anu, Yel, Sidis e così via. Ora, secondo me, questa storia non fa altro che raccontare in maniera ulteriore proprio questa vicenda qui. C'è Anu che interagirà con Padme, l'interazione fra questi due. Quindi, secondo me, l'uomo avido potrebbe essere davvero Padme. Ok? Questa è la prima spiegazione che mi sono dato. La seconda è una cosa che mi sono tenuto nascosto, cioè non vi ho detto l'altro nome,
che assume. Tra l'altro, l'avversario, no? Qui io ci trovo davvero una bellissima corrispondenza con Dio e Satana, cioè il grande creatore, Padre Eterno, e l'avversario, Satana, cioè ci vedo troppo bene, vedo tutto troppo coerente, no? Tra l'altro in ebraico Satan significa proprio avversario, nemico, quindi cioè è perfetto. E Padome rappresenta anch'egli, non lo so, l'oscurità. Satana è quello, quindi perfetto. Ora, l'altro nome, vi ho detto Tartag, ma guardate bene, Tartag il divoratore del mondo. Ma a quell'epoca era noto come l'uomo avido. Cioè, ora, per un giocatore di Skyrim, quando legge divoratore del mondo, a chi cavolo pensa? Ovvio, ad Alduin. Ma perché allora? Allora, il discorso che ho fatto di Padomai va a schiantarsi. Io penso di no. A me piace tantissimo, perlomeno una cosa che io adoro, è quando un racconto può avere tanti significati molto diversi fra loro. Cioè, tipo, io lo faccio nelle intro, a me piace, ci provo più che altro a farlo nelle intro. Cioè, magari una frase o una scena può significare due o tre cose molto diverse tra loro. Ora, secondo me, qui avviene questo. E gli autori della lore di Tess ci hanno abituato a questo. Kirkbride è un malato mentale, in senso positivo, a fare queste robe qua. Ora non so chi è stato l'autore di questo libro, chi l'ha pensata, ma secondo me ha voluto fare questo giochetto. Ora, secondo me, l'avversario, l'uomo avido, questo Tartag, potrebbe essere davvero Padomei. Ok, ma secondo me potrebbe essere anche Anu. Alduin. È un ulteriore modo per ricordare la battaglia che c'è stata con Anu in te con Alduin, scusatemi, in tempi remoti. Cioè, allora, Tardak, il divoratore del mondo, tornerà. Non è stato eliminato, tornerà. Ora, Alduin, noi l'abbiamo sconfitto, ma sappiamo che lui tornerà prima o poi. È il suo essere. È ciclico. Alduin è il serpente che si morde la coda. In questo caso il drago che si morde la coda, lui distrugge e poi ricrea. E poi, mamma mia, da questo mi è venuto in mente adesso. Viene sconfitto grazie a cosa? Allora, Lando sta qui, no? Troviamolo. Allora, eccolo qui. E detto ciò, afferrò la borsa dell'uomo avido e la strappò per aprirla. I venti si riversarono fuori con forza impetuosa, trascinando via l'uomo avido, molto lontano dall'isola. Cioè, ragazzi, non vi viene in mente il Tuum? I venti? C'è il potere davvero del il fustro d'Ano, il Tuum in generale. Sembrerebbe quasi il racconto della sconfitta di Alduin per mano, appunto, magari di quei tre guerrieri leggendari. In questo caso, ok, ne è uno, ma è un modo ulteriore per raccontarla. Va bene? Oppure, questo mi è venuto in mente adesso, potrebbe fungere tipo una sorta di libro dell'Apocalisse, della rivelazione. Ormai sto mischiando anche le cose bibliche. Cioè, sta rivelando quello che accadrà in futuro, ovvero con noi. Una persona sconfiggerà Alduin attraverso il potere del Tuum, il Dragonborn. Cioè, quindi per me, quindi per me questo racconto potrebbe avere diversi significati. L'interazione fra Anu e Padome, fra luce e oscurità, quindi, e di Alduin, lo scontro con Alduin. Questo uomo avido potrebbe essere entrambe le cose. Non che Padome e Alduin sono la stessa cosa, potrebbe significare diverse cose, potrebbe avere diversi significati questo racconto, ok? Sto dicendo questo. Mi sto dimenticando qualcos'altro. Io mi sto dimenticando qualcos'altro. Di sicuro mi verrà in mente altro. Però ci tenevo. Cosa ne pensate? Chi potrebbe essere mai questo uomo avido? Questo Tarstag? Tartag, il divoratore del mondo. Questo avversario. Allora, sono diretto qua. Dai, Mattia, finalmente possiamo andare. A me mi ha colpito troppo questa storia. Davvero troppo.
Non sono andato avanti camminando perché adesso poi sarebbe stato troppo Una volta ho avuto un incasinato. problema con le giunture di qui. Io devo E la andare muratura della crociera mi ha lì. messo in piedi. Mamma mia. Il tempio di Tibella. Mattia È mi ha vero quello che detto, mi dicono ha gli zingari rivelato sulla che confabilità c'è una quest inerente Dio se ne sa. ai divini. Ave Sicus. Ora sarebbe la quest del furto della statua di Tibella. Anzi, mettiamola. Io non ci ho mai dato tanto peso a questa quest, perché se non ero in passato qualcuno mi scrisse che... dove cavolo sta? Mi scrisse che era soltanto una quest di consegna, poca roba. E infatti forse lo è, ma Mattia ha aggiunto che è... sì, è una quest di consegna, ma se tu ti fai sgamare... Adesso, ragazzi, è mia intenzione proprio fare questo. Ci faremo sgamare, quindi. Mi Ora. dispiace, il tempio di Dibella è chiuso. Puoi comunque ricevere le sue benedizioni se lo desideri, ma le altre sorelle sono in raccoglimento. Ora, non me la prendo. Cioè, per me questo non è uno spoiler, perché ve lo dico francamente, molto probabilmente non l'avrei mai fatta questa quest. Perché io le quest di consegna, senza senso. Cioè, per me, rubare una storia di... la storia di Dibella per consegnare al barbone per ricevere, che ne so, qualcosa? Ma non me ne frega, ma non la faccio, non la farò mai. Cioè, ma perché anche io dovevo fare una cosa del genere? Però, vedete che risvolto che ha? Ora, non ne ho idea. Non ho idea di cosa accadrà. Però è una roba legata a una divinità. Mi sarei perso tantissimo. Quindi, in questo caso, ben venga lo spoiler. Però, per il resto, io adoro quando mi riuscite a consigliare qualcosa senza spoilerarmi nulla. Cioè, così deve funzionare. Tipo, prendiamo i post di Massimo, ma come molti altri, Filippo, Joker, Tarma e tutti i ragazzi, insomma, mi consigliate sempre in maniera molto intelligente, ecco. A questo punto io non mi conviene camminare. Bella, guidaci. Ma alziamoci, andiamo. Che cosa ci fai qui? Resta dove sei. La madre si occuperà di te. Vi ucciderò tutti piuttosto che permettervi di tenermi qui. D'accordo, chi è la madre? Eccola qui. Darkidos canticchia sempre. Si può sapere che cosa pensi di fare? Avevo delle curiosità sul tempio. Purtroppo per te non consentiamo agli uomini di accedere al santuario interno. Hai commesso una violazione e devi pagarne il prezzo. C'è sempre un pezzo da pagare. Qual è la punizione? Solitamente una morte rapida. Niente, Fortunatamente per te tranquillo. ci sono questioni più urgenti. Potremmo fare di te un esempio, ma forse abbiamo un'idea migliore. Qual'idea? La cerimonia che hai interrotto in maniera così maleducata era il sacro protocollo della Sibilla di Dibella. Non mi aspetto che tu sappia di cosa si tratti. Ti basti sapere che di recente abbiamo perso la nostra Sibilla. Attraverso il protocollo abbiamo visto la casa della prossima Sibilla. Si trova a nord, in un piccolo villaggio addossato alla roccia. Se ti recherai là e preleverai la nostra giovane Sibilla, la tua trasgressione sarà perdonata. Che cosa bellissima, la Sibilla. Tra l'altro la Sibilla a me... Ah, mi ha sempre affascinato da morire come essere, anche nella mitologia greca, romana, oppure nelle leggende. Mi sottoporrò a questa penitenza. Dov'è il villaggio? Ora io me la immagino... Oddio no, vabbè, io me la immagino magra, giovane. Mi sottoporrò a questa penitenza. Dov'è il villaggio, Crediamo che il luogo della nostra visione sia Cartwestan. Ora muoviti rapidamente. La ragazza deve essere portata al tempio il prima possibile. dai? Perfetto. Ho detto no, magra no. Cioè, nel senso, perché in tesse non c'è differenza. Cioè, tutti quanti hanno lo stesso corpo. Però nella mitologia... In diversi racconti mitologici la Sibilla comunque è descritta come
una ragazza estremamente magra, estremamente, perché distrutta quasi da quello che la divinità gli impone. Comunque, guarda, secondo me, vedete che alla fine la descrizione sarà la stessa di La quello che sto Sibilla per di dirvi. Dibella trascorre la sua intera vita a contatto con la Dea. Ok. Da quando è una ragazzina, la sua morte rappresenta il tramite diretto con la Madre Celeste. Perfetto. Grazie a lei conosciamo la mente della nostra Dea. Abbiamo avuto una visione della prossima Sibilla. Vive in un villaggio a nord. Che Deve bello. essere portata al tempio perché il suo compito abbia inizio. L'ha detto, la Sibilla è un tramite. E la dea intercede con questa ragazza e poi i seguaci possono sapere cosa ha da dire la dea, ok? Ecco perché poi questa qui è sempre sfinita. Questo è vero. La ragazza viene sottratta alla sua famiglia. Certo, vabbè, ma so già cosa mi risponderà. È un onore. Questo è considerato un grande onore per la famiglia. La Vabbè, figlia dai, era non patirà ovvio. mai la fame e la dea li ricompenserà con le sue benedizioni. Era ovvio. Chissà. Non so come la prenderà la famiglia. Perché tutta questa riservatezza? Preferiamo non annunciare la morte di una Sibilla finché non possiamo presentare quella nuova. La gente vuole sentirsi sempre in contatto con la dea. Hai mai sentito parlare della benedizione di Dibella? Può aiutarti nelle tue interazioni con le donne, se lo desideri. O darti la forza, casomai tu arrecassi qualche offesa. Solitamente non la impartiamo agli uomini, ma per la scorta della Sibilla possiamo fare un'eccezione. Va bene, allora. Ok, però non mi ha dato nulla, va bene. Oddio, se mi sta prendendo bene, io adoro questa figura, ripeto. Quindi, allora, ricapitolando. Guardando un po' in fondo, la statua. Allora, ricapitolando, loro, quando non hanno una sibilla, intercedono con la dea grazie al protocollo. E la dea ha comunicato loro dove si trova la prossima sibilla. Ok, poi grazie a questo tramite, grazie a questa giovane ragazza, riescono a parlare direttamente con la divinità, in questo caso di Bella. La lasciva di Bella. Utilizzo questo termine perché l'ho letto proprio da un libro di Tess. Il titolo del libro. Allora, è Vestidius Shay che parla con Rayman. E a un certo punto Vestidius Shay dice a Rayman: c'è Morwa. Vabbè, non ricordo bene la parola che utilizza, ma Rayman poi gli risponde: Morwa, e che divinità è mai questa? E lui gli dice: è la divinità della fertilità, è la dea della fertilità yokudiana. Dice, ok, è la dea, la Shiva della fertilità appartenente alla razza yokudiana. Non la Shiva quanto di bella pudica, ma sicuro, però comunque non gli dà forte col sesso, ecco, una cosa del genere, va, ok. Purtroppo non ricordo le cose, ma non ho una memoria tale da ricordare le parole esatte. Ok? Allora, ha detto. Qua, sì. Andiamoci. Morwa è la dea della fertilità. Secondo me, Morwa potrebbe essere. Che bellissimo meteo. Morwa potrebbe essere Mara. Parliamo della stessa divinità. Allora, facciamo una cosa. Varietà, varietà, varietà. Mi ricordo sempre così del titolo, eccolo qua. Qui c'era tutta la lista delle divinità, no? Vediamo se è riportata. Yokuda, Sataka, Rutga,
Tuaca. Morwa, ecco, non so come pronunciarlo comunque, pronunciarla. Secondo me lei è Mara. A questo punto di sicuro è descritta. Ok, eccola qua, Dea Mammella. È la dea della fertilità di Yokuda. Oltre ad essere una divinità fondamentale di quel pantheon, è la favorita fra le mogli del Padre Alto. E qui abbiamo la conferma. Viene ancora adorata in molte zone di Hammerfell, inclusa Strossmakai. Morwa è raffigurata sempre con quattro braccia, in modo da poter afferrare più mariti. Beh, Poi vedete, riporta, vedete, uno deve stare attento alle parole. Mariti, cioè non uomini, mariti. Ora, chi è che sposa qua? È Mara, no? Il culto di Mara ci sposa. Mariti. Perché ho detto conferma? È la favorita fra le mogli del padre Alto. Il padre Alto è Akatosh. E si dice che Mara non sia altro che la moglie. Vabbè, anche, oddio, forse si dice anche di Lorcan. La concubina di Lorcan. Però Mara dovrebbe essere la moglie di Akatosh. Andiamo un attimo adesso su Mara. È quasi una dea universale. Le sue origini risalgono ai tempi dei miti, quando era una dea della fertilità. A posto. A Skyrim è l'ancella di Cain. Nell'impero è la dea madre. A volte viene associata con il Nir della Naud. Il principio femmineo del cosmo, che diede vita alla creazione. A seconda della religione è moglie di Akatosh o Lorcan, o concubina di entrambi. Cioè, vedete, siamo andati a finire a parlare anche di questo. Di Bella. Io guardavo già qui in alto. Tu sei l'unica ragazza, donna. Secondo me sei tu. Che io abbia mai visto in questo posto. Vi ricordate quando era lì e mi spaventò? Zoomai su di lei. Mi ricordavo. Ma scusa, eh. Venga a parlare con te. Ho pochi du. Non voglio creare danni. Possiamo andare lì so. Lì sopra? Cioè, magari se qualcuno mi sgama. Magari le guardie si arrabbiano. Da qua? Possiamo riuscirci? Vabbè, mi sto a complicare la vita, ce lo so, ragazzi. Scatto turbinante. Ma perché non provare? Intelligenza, intelligenza. L'ultima. Maledetta! Vabbè, si è fatto un po' tardi, insomma. Mo, cosa ci fai tu qui? Però almeno non ci hanno visto fuori le guardie. È quell'atto che li fa scattare. Ainetach è a capo di Carth Westen. Dovresti andare da lui. Sto cercando una ragazza che vive da queste parti. Oh, mi spiace, non posso. Dovrei parlare con mio marito. Che cosa vuoi? Possibile che non si possa mai stare in pace? Non vorrei vederci male, ma lei mi fa molta tristezza. Mi sembra una che è segregata qui dentro. Cioè, non l'ho vista mai fuori. Quelle poche volte che sono venuto qua, ripeto, è l'unica donna. Poi magari mi sbaglio. Ma dai, sicuro mi sbaglio. Ci sono tanti uomini. Miniera buona è chiusa e nell'altra Non ho non ci niente da sono più dirti, minerali da straniero. estrarre. I dei Tu non devono sei di qui avercela e noi con non me. parliamo con gli stranieri. Che Sto cercando una ragazza che vive da queste parti. tu sia dannato. Sei venuto a prenderti gioco di noi. Di che stai Nostra parlando? figlia, Fiotra, è stata rapita. Sono Ah. venuti i rinnegati e non hanno preso altro. Solo la nostra bambina. Ah, è vostra figlia allora, la Sibilla. Dove l'hanno portata? Sono stati i rinnegati della Torre di Roccata. Non avevano mai creato così tanti problemi in passato. Che te ne importa? Vediamo come reagisce. Tua figlia è la Sibilla di Dibella. Lei. Dici sul serio? Non mi sarei mai aspettato una cosa simile. Abbiamo bisogno di lei a Markarth. Verrò con te. Sto
Sinceramente è quello che penso, ma come posso privare al padre di andare a soccorrere la propria figlia? Certo, fino adesso è rimasto qua, però adesso lui trova sicurezza in noi. È un personaggio che può morire questo? Grazie. Spero di non aver fatto la cazzata. Lo sapete perché? Perché io sono cose che poi adoro. Cose che cambiano, no? Tipo, se lo facessi rimanere qui, noi ci perderemmo di sicuro l'incontro che c'è fra lui e la bimba. Magari si dicono qualcosa. Ok? Però le probabilità che lui muoia, secondo me, sono abbastanza alte. I rinnegati sono tosti. Allora, io prima ho raccontato per un bel po', non ho idea. Quanti minuti sono passati? Io devo stare attento alla webcam. Allora, faccio una cosa. Salvo, riavvio la webcam e ci vediamo qui. Un secondo, ragazzi. Allora, ragazzi, rieccoci qua. Alla fine mi sa forse una quarantina di minuti ho già registrato. Questo video sarà molto lungo, dipende molto da quanto tempo impiegherò a soccorrere la Sibilla. Vi stavo dicendo, ci sono leggende, no, della Sibilla, beh, a parte i racconti. Madonna, che bellezza. A parte i racconti mitologici che appartengono alla Grecia o anche a noi italiani, no, per via dei Romani. Ci sono delle leggende, tipo i Monti Sibilli, no? Tipo, qui vicino a me c'è il Monte Vettore, il Monte Sibilla. Si dice? Questa ve la racconto, è curiosa. Non c'entra niente, però è curiosa. Si dice in pratica che all'interno del Monte Sibilla c'è una grotta, al cui interno c'è a sua volta la Sibilla. Ci sono tante leggende di... Ah, siamo arrivati. Ci sono tante leggende, tipo, di avventurieri che hanno provato a entrare nella grotta, ma poi per paura se ne sono tornati indietro. In pratica, i due che ci riusciranno ad entrare sono un cavaliere e il suo scudiero. Devo stare attento. No, 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 aspetta tu però. Tu a me. Raggiungiamo l'accampamento dei rinnegati. La sua vita potrebbe essere in pericolo. Tu non devi andare per primo, Proemon. Aspettate. Grazie, anche se non credo fosse necessario. Ma in futuro potrebbe. Allora, io qui già ci sono stato. È un luogo scoperto. Quindi ci siamo stati per via di un'altra quest. Magari è random questo luogo, come altri, no? Allora, però rimani dietro. Oppure in mezzo fra noi e Derkitos, fra me e Derkitos, effettivamente va bene. Allora, qui adesso se devo ammazzare tutti a distanza, frecce solari elfiche, sono bellissime. Aspettiamoli. Comunque, dicevo, un cavaliere e il suo scudiero riuscirono a entrare all'interno della grotta ed affrontare l'oscurità che c'era all'interno, perché tutti si fermavano prima perché sentivano dei forti rumori, dei forti venti e la totale oscurità. Nel momento che riuscivi però ad accedere, a non avere paura, davanti a te si presentava un ponte molto stretto. Lì c'era bisogno di altro coraggio. Un ulteriore passo verso il ponte avrebbe cambiato del tutto l'interno della grotta, tipo il ponte dall'essere stretto si trasformava in qualcosa di davvero un'autostrada, qualcosa di molto largo, una via davvero comoda da attraversare. Il rumore forte del fiume che scorreva sotto divenne quasi una melodia e i venti poi andarono a sparire. Ora, percorrere quel tragitto lì, in maniera del tutto tranquilla, ti portava alla fine di un percorso con due enormi statue di drago. Dietro queste statue
una grande porta che ricordo che si diceva che sbatteva di continuo e faceva un rumore incredibile. Dietro questa porta c'era la Sibilla. Ora, il fatto è questo. E qui si differenzia dalle storie che ci sono sulla Sibilla, cioè dai racconti mitologici greci, ad esempio. La Sibilla in questione qui non è una vergine, perché in genere è una vergine la Sibilla, ok? In questo caso, questa qua proprio gli dà forte di brutto con questi due. Arrivato in questa parte, ma cetando che questa dice a loro: potete andarvene soltanto nell'ottavo giorno, il trentesimo, l'ottantesimo e il centotrentesimo giorno. Adesso non ricordo con esattezza. Il centotrentesimo è quasi sicuro, quindi quasi un anno, no? Attento alle trappole. Oddio. Le prenderà, cioè. Sento un pezzo di merda, ma porco, come si fa a non ride? Sì, ma quando sono stupidi, però. Guarda, porca Eva, con queste trappole, attivano tutti. Ma che ci devo fare? Mamma mia. Sì, lo so, mi era stato detto che esistono mod per rendere un po' più intelligenti i seguaci, però che palle. Posso stare a pensare sempre a mettere le mod per risolvere queste questioni? Sono proprio idioti, sono idioti. I seguaci che ti seguono, sotto questo punto di vista, sono deficienti. Adesso ho riso, ma adesso mi sto innervosendo invece. Perché? Che peccato. Me lo son portato dietro soltanto per. No. Forse non dovevo uscire. Devo proseguire di là. Non è detto, forse è anche giusto qui. No, mi sa di no. Pericolosissimo. Rientriamo. Qui fuori non c'è niente interessante. Cioè, me lo sono portato dietro proprio per il motivo che vi ho dato prima. Magari lui avrebbe detto qualcosa di interessante alla bambina. Ma è bella anche la scena, no? Immaginatela. Sto tornando indietro. Forse è qui. Bisogna salire. Ora sei mio. No. Ah, che peccato. Non sei morta. Devo stare attento. Ce ne sono due. Oh, due sole. Porca, ecco. Temevo proprio questa qua. Perfetto. Dannazione. Mettiamo resistenza al gelo. Suprema. E forza inesorabile. Ok, sto facendo solo danni. Mamma mia. Questa è quella che abbiamo spazzato col fussolo da. Mi ha fatto guadagnare tempo, ma è tornata all'attacco. Davvero, devo stare più attenzione. Derkidus, dove sta? Dove sta? Secondo me è rimasto proprio fuori fuori. Perché mi ha seguito soltanto uno. Per carità, in tre magari ci sarebbero stati dei bug. Forse è meglio così, eh. No, sto troppo dispiaciuto. Vabbè, comunque, stavo dicendo a proposito della Sibilla. E in quel caso, in pratica, li trattenne. Si,
si trattennero da soli fino al 130° giorno, poi decisero di uscire. Siccome erano consapevoli di aver fatto qualcosa di peccaminoso, no? Hanno peccato di lussuria, andarono da un prete a confessarsi. Il prete non li assolse, non li perdonò. Ora, siccome tutti li odiavano per quello che avevano fatto, decisero di tornare all'interno della grotta. Stupidi? Proprio no, eh? Furbi! E da quel giorno non si seppero più niente a proposito di quei due. Però ecco, in questo caso, in questa leggenda, la Sibilla non è la vergine che viene descritta nei miti. Anzi, tutt'altro. E forse la storia dietro la Sibilla, ok che veniva chiamata così, ma in realtà questo era il demonio stesso. Ok, quindi ecco perché poi tutti quelli che sono andati dopo non ci sono di più. Perché avrebbero affrontato il demonio in persona. Forse siamo arrivati al dunque. Sì, è giù. Ah. Sì, lui è quello che ha il cuore di robo. Vedete? Proviamoci. Ah, so dove cavolo vado. A dove mi presento? Mettiamocelo. E mettiamocelo. Piedi leggeri e migliore abilità di borseggio. Allora, aspettiamo. Lui fa sempre quel giro, dai, a questo punto. Che cos'è? Sarebbe stato bello farlo. Ma dovevo andarci. Potevo usare l'invisibilità o comunque dovevo togliermi le vesti, queste pesanti. Sarebbe stato fighissimo. Rubagli il cuore. Ah, però ora che ci penso. Sì, ricordo questo posto. E fu uno dei primi posti visitati, dei rinnegati. E la mia supposizione fu, ok, i rinnegati venerano di bella. Però guardate, no, la stanno proprio profanando in realtà. Guardate tutto questo sangue. Ignoranza che avevo ai tempi. Anche oggi sono ignorante. Oh, il demonio ha preso possesso di te, perché vai all'indietro? Teste caprine, attenzione. Allora, quindi no, vedete, loro odiano di Bella. E sapevano di lei, quindi. Sei uno di loro, per favore non farmi male. Sono qui per condurti al tempio, a Markarth. Quindi è vero quello che dicono? Sono prescelta dagli dèi. Vedete? Lo sapevano. Non lo sapevano i genitori, ma lo sapevano già i rinnegati. Come diavolo erano venuti a conoscenza? Grandi. Diventerà la Sibilla di Dibella. Non riesco a formulare un'ipotesi. Ho sentito molte storie sulle meraviglie del grande tempio di Markarth, ma non mi sarei mai sognata di poterlo vedere. È un onore essere nominata per questo incarico. Prego, fai strada. Santo cielo. Quando vedrai il padre, sono sicuro che il gioco non riesce a fargli capire. Guarda, tuo padre lì è morto e steso per via della sua stupidità. Oh, però che bello. Un cadavere. Allora, potrei usare il viaggio rapido. Cioè no, c'è quel nemico sotto. Però, dai. Voglio essere crudele, tra virgolette. Ma gli voglio far vedere il corpo del padre. Ma è una curiosità mia, eh. Di sicuro non lo riconoscerà. Dove diavolo era morto adesso quello? Io sto facendo una cosa ai limiti dello schifo umano. Per gli dèi, non può essere vero. Oh,
Qualcosina dici, vedi? Spero che raggiungeremo presto Marta. Vabbè. Purtroppo poi mi cliccano su di lei. Ti prego, affrettiamoci al tempio prima che i rinnegati mi trovino di nuovo. Però no, una frase gli hanno fatta dire almeno. Vabbè. Quando vuoi, camminerò al tuo fianco. Ero curioso. Mannaggia a me che vuoi sapere le cose. Dovevo lasciarlo a casa sua, poverina. La moglie rimarrà da sola. Qui al Minatore in borsa per morire. Quegli altri minatori saranno felici nel trovare quella giovane e bella donna da sola. Ok, ho detto in dialetto. Prima voglio andare proprio qui. Gli voglio far vedere la figlia, la madre. Madre rimasta sola. Povera. Tutta per colpa mia. Vabbè, colpa della sua stupida, dai. Cioè, non è che devo sempre incolpare me. È stato proprio un ritardato quello. Dai, su. Sono un deficiente, avevo la chiave per accedere qui dentro. Allora, vieni qua, va. È sempre fuori dal balcone, lei. Sembra davvero una vita triste. Gli stranieri portano soltanto guai. Ainetach è a capo di Cartwesten. Dovresti andare da lui. Non vedo l'ora di imparare dalle sacerdotesse. Che peccato. Cartwesten ha già questo è il problema fatto. Che spesso ha la serie di Elder Scrolls. Che ha tanto Skyrim. Cioè, perché? Perché non è curata sotto questo punto di vista? Per carità, c'è talmente tanta roba. Però tu stai facendo... Tu stai dividendo una famiglia, gli stai portando via la figlia. Il padre... Ok, il padre magari avrebbe detto qualcosa lì. Va bene. Ma la madre perché? Perché la madre non gli fanno dire nulla? È un po' triste. Il gioco sta morendo, ma... È normale qui, specie in questo punto. Allora. Chissà come si sentono quei Talbot dopo la lezione che hanno subito. Vediamo. Sono arrivate adesso. Facciamo le scene, altrimenti qua è un casino poi. Io spero comunque che il video sia stato piacevole, perché mi sono fermato diverse volte, ho voluto raccontare di quel libro, però ci tenevo davvero tanto, cioè non più che altro non vedo l'ora di sapere la vostra opinione al riguardo, quell'uomo avido. E questa a me è piaciuta, mi piace, cioè, mi piace la figura della Sibilla, perché... E in più abbiamo parlato anche di Dibella, di Mara, di quella... della versione... Yokudiana di Mara. Quindi questo video è stato molto... In questo video abbiamo parlato molto molto di lore. Vabbè, dai, possiamo parlare. Parla. Ecco. Ti ho portato la tua Sibilla. L'hai trovata? Non posso crederci. Lascia che la ragazza venga con me. Inizieremo la sua preparazione. Farò sapere alla sua famiglia che è in buone mani. Hai meritato la benedizione di Dibella. Prostrati dinanzi al suo altare e lei ti elargirà il suo dono. Ah, che era quello che mi aveva detto prima, allora. Ti prepareremo per il manifestarsi della divinità. Io tanto so che... Oddio, sta cosa... Sì? Teoricamente è fatta. Cioè, finisce qua. Serve qualcosa? Finisce qua. Sì. Salve. Ecco. Sarebbe stato divino poter vedere, assistere a questa intercessione fra la piccola e la divinità.
Sarebbe stato bellissimo. Oddio. Vabbè, non fa niente. Comunque è anche bello solo immaginare il tutto. Altare di Tibella. Serve qualcosa? Ah, grande, un'animazione diversa, certo. A parte sì, sto in ginocchio. Sì, stavo in ginocchio, un'animazione diversa. Emissario di Tibella. Certo, che sto facendo? Io mi sarei perso... Che sto facendo di nuovo? Mi sarei perso una quest del genere? Che fesso. Emissario di Tibella... Acqua. Effetti attivi. Infliggi danni da combattimento maggiore a individui di sesso opposto. Potevamo avere questo potere con il libro nero. Ricordate, potevo scegliere? Alla fine lo abbiamo lo stesso. Facendo la quest per Tibella. Vabbè ragazzi, io sono contentissimo di quello che abbiamo fatto in questo video. È stata bella, affascinante come poche. Magnifica, magnifica. Quello che vi ho raccontato comunque a proposito del libro letto, no? A proposito del libro di Aevar, a me piace pensare che il tutto avviene fra Enki e Lucia. Cioè, quelle storie lì che a voi vi racconto sono storie che Enki racconta a Lucia. Ce la vedo in questo modo. Magari per la buonanotte. È questo che mi immagino io comunque. Va bene. Ragazzi, il video si conclude qua. Abbiamo parlato anche di leggende a proposito delle mie zone. Vabbè, niente, mi vengono in mente altre cose. Tipo, sempre legato alla Sibilla, qui ci sono anche storie legate alle fate. Tanta roba, bellissimo. A proposito di fate, esistono le fate nel mondo di Tess? No. No. Non... Tutt'al più possono magari stare a Valenwood, il territorio comunque sembrano fatte apposta per loro. Ma non lo so, vabbè. Ciao a tutti ragazzi, prossimo video. Sogni d'oro, tesoro.